Cominciamo oggi la meditazione della prima lettera dei Salonicesi e penso che ascoltandoci siamo già accorti di quanto questa comunità stesse particolarmente a cuore dell'Apostolo San Paolo. Erano un po', con un termine un po' moderno, potremmo definirli un po' i cocchi di San Paolo, un po' i suoi prediletti, la pupilla, l'occhiello della sua predicazione. Non certamente perché, figuriamoci se l'Apostolo, come del resto nostro Signore, faccia delle preferenze motivate da ragioni umane o di odiosa parzialità, ma perché questi erano diventati semplicemente dei cristiani esemplari. Comincia con il versetto 3, dopo aver ringraziato e aver detto che questi cari figli sono sempre ricordati nelle preghiere, ne elogia l'impegno nella fede. Bellissimo, in greco c'è proprio l'espressione: ci ricordiamo del vostro lavoro di fede, letteralmente. Bellissimo l'espressione. Il lavoro di fede, quindi, vuol dire quell'attenzione che si ha, ecco, appunto nella crescita continua, perché la fede è un lavoro, nel senso che richiede un impegno costante, non soltanto perché cresca, ma perché poi sia applicata nella vita. Poi il testo dice la vostra operosità nella carità, no? Ma letteralmente, sì, questo non è il termine copos in greco, non è semplicemente un lavoro così, è un lavoro che comporta dolore, che comporta sofferenza. Sarebbe il lavoro sofferente della carità. Una cosa molto molto bella anche questa. Quindi la carità nei confronti anzitutto del Signore, la carità è il primo comandamento. Una carità sofferente, quindi la capacità anche di amare il Signore provandolo con il sacrificio, con l'offerta a Lui, no? E la stessa cosa vale per l'amore del prossimo, l'amore che diventa, ecco, capacità di soffrire amando il prossimo, sopportando i difetti, eccetera, no? E poi il testo traduce della vostra costante speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Anche qui, sì, eupomone in greco significa proprio costanza intesa come resistenza, quindi come a prova di bomba, quindi la speranza non me la tocca nessuno. E sappiamo bene che la speranza è un elemento molto importante che ci consente di vivere sulla terra, avendo fisso lo sguardo nel cielo. I cristiani sono gioiosi, dirà altrove San Paolo, nella speranza. Noi sappiamo quanto siamo amati, sappiamo le promesse che ci ha fatto il nostro Signore, sappiamo che ci darà tutte quante le grazie per raggiungere gli obiettivi alti della nostra fede, soprattutto il primo, che è la salvezza della nostra anima, quindi lontano dai figli di Dio, ecco, tristezze, paure, certo siamo consapevoli, tutti dobbiamo essere consapevoli, siamo nella prova, siamo nel combattimento, siamo tentati, non dobbiamo abbassare la guardia, non dobbiamo essere presuntuosi, non dobbiamo essere superbi, non dobbiamo neanche sottovalutare i nemici che avversari della nostra salvezza. Ecco, però con tutti questi distinguo noi siamo lieti nella speranza, perché se noi non vogliamo allontanarci da Dio, non vogliamo fare il male, non è che il diavolo c'ha troppe cose da inventarsi, eh. Il problema è quando questa cosa non c'è. Ecco,
poi San Paolo dice, guardate, sappiamo che siete stati eletti da lui perché il Vangelo si è diffuso non soltanto per mezzo della parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo, no? E con profonda convinzione anche, dice, come ben sapete che siamo stati in mezzo a voi per il vostro bene. E poi, la cosa importante, voi siete diventati imitatori nostri, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo, anche in mezzo a grande tribolazione. Quindi è stata una fede immediatamente provata, e immediatamente ben corrisposta da questi membri di questa comunità, che sono diventati non solo modello dei credenti che sono nella Macedonia, nella Caia, regioni, ecco, dell'antica Grecia e dintorni, dice, ma la fama della vostra fede si è diffusa addirittura dappertutto. Non è che noi dobbiamo dire, guardate quanto sono bravi e quanto sono santi i tessalonicesi, no, ce ne parlano altri di voi. E qui fa forse l'elogio più bello, che è anche un po' il cuore del messaggio di questo primo capitolo, che deve spronarci anche un po' alla riflessione. Qui il testo dice, la traduzione italiana, come vi siete convertiti a Dio allontanandovi dagli idoli per servire a Dio vivo e vero. Non è esattamente così. Perché il testo anche qui dice queste parole. Letteralmente dice, e come siete tornati indietro dagli idoli a Dio per servire Duleo e Ine, per servire, non è per Diaconei, ma per Duleo e Ine, quindi per servire San Luigi Maria Conforte, chiamerebbe come schiavi d'amore, perché Duleo e Ine letteralmente è per farvi schiavi a Dio vivente e vero, Theozonti kai aledino. Quindi in questa frase c'è veramente tutto, no? Quindi c'è un passaggio, quindi si passa dagli idoli a Dio. Per servire, certamente, a Dio vivente e vero. Ora, gli idoli, un tempo era molto accentuata questa, nella predicazione, questo aspetto, perché letteralmente sapete che idolo in greco, che viene dalla radice di eidos, significa un fantasma, un'immagine, una rappresentazione, una cosa che sembra qualcosa, ma in realtà non lo è. Io spero che tutti noi siamo formati, addestrati, se qualcuno ci chiedesse ma quali sono gli idoli del mondo, sappiamo in cosa rispondere, perché sono tanti, sono, cioè, quelle cose che sembrano essere apportatori, apportatrici della felicità, del vero bene, della gioia, e che in qualche modo sono immagini, perché tendono a prendere al posto di Dio. In che senso? Perché tutti quanti gli idoli portano in sé la tendenza a schiavizzare proprio quel dulewin, quindi ad asservire. Solo che mentre il servizio a Dio è una scelta, quindi è una forma, come insegna bene San Luigi Maria Grignion da Monforte, di schiavitù d'amore, di schiavitù volontaria. Cioè, io mi metto nella stessa condizione di uno schiavo nei confronti del padrone, ma non perché sono costretto, ma perché lo scelgo liberamente, perché capisco che questa è l'unica cosa giusta da fare, l'unica cosa saggia da fare. E in questo vivo e persevero con gioia. Invece la logica degli idoli è che schiavizzano, così come tutte quante le cose che vengono dal diavolo, quindi ti riducono in schiavitù contro la tua volontà.
in un certo senso, nel senso che tu non lo scegli liberamente, ma ti ritrovi incapsulato in queste spire che dopo ti soffocano e uscire da esse non è una cosa molto semplice. Ci sono i titoli grossolani, quindi le tre S, soldi, sesso e successo, ma ci sono tantissime altre piccole cose, più o meno rilevanti, che ti vanno a schiavizzare, no? Tutto quello che crea dipendenza, ordinariamente, è sempre cosa che ha a che fare con gli idoli del mondo, che non viene da Dio. Facciamo qualche esempio, così. Gli esempi sono sempre molto importanti perché sono sempre un pochino limitati, ma rendono l'idea. Facciamo quelli più grossolani. Il fumo. Il fumo crea dipendenza. Un certo tipo di rapporto malato, che ne so, con lo sport, pensiamo alle persone che campano avendo una, come dire, una attenzione esagerata verso gli eventi, non se ne perdono uno, guai, cioè, si diventa malati per queste cose, cioè, e si capisce che diventano degli idoli quando questa cosa va avanti a tutto e a tutti, anche le cose più belle, più sante, più sacre, no? Sempre la famiglia. Chi c'ha l'idolo del lavoro, molta gente trascura anche i propri doveri sacri dicendo: ah, io sono un bravo lavoratore, a mio lavoro da tutti i giorni, pure la domenica, quasi quasi che questo fosse un merito di farlo in questo modo, no? E il lavoro è una cosa molto molto delicata. Pensiamo adesso col fatto che molte donne lavorano fuori di casa. E che cosa succede ai figli? Che o non li fanno, oppure se li fanno, non li crescono. Potremmo continuare a lungo, no? Adesso ci sono i nuovi idoli, quelli moderni, che ne so, l'attore, l'attrice, il cantante rock, il computer, internet. Pensiamo anche alla piaga allucinante della pornografia, chi cade in questo prodotto o dell'alcol, chi cade in queste cose ce ne mette per uscire. Ecco, quindi tutto quello che crea dipendenza, il diavolo può essere definito come uno schiavista, è tutta monnezza di cui dobbiamo liberarci. E dobbiamo fare attenzione. Anche con gli idoli un pochino più piccoli, no? C'è chi ha l'idolo della gola, non è capace di controllarsi, quindi non mangia per vivere, vive per mangiare, o chi ha l'idolo dell'aspetto esteriore, nel senso che l'aspetto esteriore va sempre curato, anche perché Dio è bello, ma sempre nella misura che non cada poi nella vanità, nella smania di farsi vedere. E si capiscono queste cose ogni volta che c'è un'attenzione fuori del comune, un qualche cosa di non regolato, di non misurato, di abnorme. Il diavolo è il grande schiavista, e convertirsi significa passare dagli idoli a Dio, e quindi non essere più schiavi di nessuno, ma scegliere volontariamente, per amore, di mettersi al servizio di Dio, che è il vivente, quindi è colui che ci dà la vita, quindi che ci dà la gioia, e è il Dio vero, colui che ci dona la verità, ci fa vivere nella verità, ci mette nella verità, e la vita e la verità, come ben sappiamo, sono cose che tutti cercano, anche se molti luoghi le trovano. E in questa condizione si attende da cieli il suo figlio che gli risuscitò morti, con l'attesa della parusia, che nei primi secoli era molto molto viva. Si pensava che Gesù sarebbe tornato abbastanza presto, non certamente dopo 2000 anni, lo stiamo ancora aspettando, e certamente non,
non è prossima la tua venuta, di un'espressione che ci libera dall'inavventura. Anche questa espressione è molto molto forte, quindi in greco è tes orges tes ergomenos. Orges, lo capiamo anche il termine, non è proprio lira, perché coloro, a proposito di San Paolo, così concludiamo, che non sono al riparo della santa fede divina e cattolica, del santo nome di Gesù, del sangue di Gesù, è, secondo il dato biblico, anche del Nuovo Testamento, sono soggetti all'ira di Dio e l'ira ventura. Chi invoca il nome del Signore sarà salvato, ma chi rifiuta la salvezza che viene dall'unico Salvatore dell'uomo è soggetto all'ira ventura. Esiste anche questo in Dio. Ecco, ringraziamo il Signore per tutti gli idoli che ci ha concesso di lasciare, chiediamoci davanti a Lui se abbiamo ancora qualche situazione di schiavitù da tagliare, di fardello da tagliare, perché Dio ci vuole completamente liberi da tutto e da tutti, per poterlo servire appunto con cuore spedito, indiviso, non legato e sempre nella pace e nella gioia. Sia lodato, adorato e ringraziato in un momento.